Poracci, prima di iniziare con il video di oggi devo fare un piccolo annuncio, in realtà molto importante per il canale. Visto che la mia avventura qui su YouTube a livello di impegno è diventata praticamente un lavoro full time e anche quando non produco contenuti non faccio altro che pensare al canale e a Switch Pro, ho deciso di aprire una pagina su Patreon che ovviamente ho chiamato Poreon. Per chi non conoscesse Patreon, si tratta di una piattaforma che permette di sostenere economicamente i propri creator preferiti con un abbonamento mensile diviso su vari livelli. Ad ogni tier corrispondono delle specifiche ricompense e ho fatto in modo di strutturare un'offerta interessante, accessibile a tutti, ma che soprattutto, e questa per me è una cosa fondamentale, non condizioni il mio ritmo produttivo qui su YouTube. Questa è infatti una cosa che ci tengo a precisare assolutamente. Il successo o meno del mio Patreon non influenzerà minimamente né sulla qualità dei contenuti che porto qua su YouTube, né sulla frequenza con cui li produco. Si tratta di un modo per supportarmi direttamente e darmi un aiuto enorme. Ma sentitevi comunque liberi di continuare a guardare i miei video anche senza mettere mani al portafogli. Già solo il supporto che mi date ogni giorno con i like, i commenti e i follow per me è qualcosa di incredibile e mi sprona tantissimo ad andare avanti nonostante le difficoltà. Quindi, se volete, vi lascio il link in descrizione. Andate a fare un salto sul Patreon e guardatevi le varie ricompense. Ce ne sono alcune che secondo me sono tra i progetti più interessanti che mi sono venuti in mente in questo periodo. Ad esempio, non vedo l'ora di fare la prima live acquisti insieme a chi deciderà di sostenermi. Bene, detto questo, bando alle ciance e iniziamo! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza poter skippare i dialoghi. Oggi parleremo di tutte le nuove feature inserite nella versione HD di Skyward Sword, della modalità con cui Sony ha deciso di gestire gli upgrade da PS4 a PS5 e del possibile ritorno di alcune console del passato, ma non solo. Prima di iniziare sapete cosa fare, potete supportare il mio canale con un piccolo gesto, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. E perché no, da oggi potete diventare dei veri poracci unendovi al Poreon. Cosa aspettate? Partiamo con qualche notizia al volo. Si fanno sempre più insistenti i rumor che vorrebbero Hideo Kojima molto vicino a Xbox, tanto che il game designer giapponese avrebbe firmato una lettera d'impegno con Phil Spencer, dove verrebbe ribadita la volontà degli studi Kojima Productions di produrre un titolo in esclusiva per Xbox, proprio come accadde ai tempi di Death Stranding con Sony e PlayStation 4. A rilanciare la notizia è il buon Jeff Grubb, che a volte ci prende e molto spesso no. Per il giornalista di VentureBeat, Kojima sarebbe pronto a ideare un gioco intorno alle potenzialità del cloud gaming. Una collaborazione dal grande potenziale, insomma, speriamo solo che si concretizzi in qualcosa di ufficiale. Continuano gli acquisti da parte di Sony, che dopo aver aggiunto Housemarque alla scuderia dei PlayStation Studios, ha dato il benvenuto anche a Nixes. Il team è sicuramente una realtà minore rispetto ad altri altisonanti nomi, ma gli olandesi non sono certo gli ultimi arrivati. Nixes è infatti specializzata, già dall'inizio degli anni 2000, nella conversione di titoli su PC e negli ultimi anni ha reso possibile il passaggio su computer di titoli come la trilogia di Tomb Raider, Marvel's Avengers e Deus Ex. Una mossa che si incastra perfettamente nella volontà di Sony di colonizzare il mercato PC con le sue grosse produzioni first party. Dopo l'arrivo zoppicante di Horizon Zero Dawn su PC, con una conversione dalla pessima ottimizzazione, è chiaro che Sony abbia deciso di aggiungere l'esperienza di Nixes a PlayStation Studios per facilitare il passaggio da console a PC. Vedremo già i primi risultati su Uncharted 4? E passiamo alle notizie principali del giorno. A 2 settimane dall'uscita di Skyward Sword HD, Nintendo ha pubblicato un breve video che mostra quali sono tutti i miglioramenti rispetto alla versione originale apparsa su Wii nel 2011. Alcuni già li conoscevamo, altri invece sono stati svelati per la prima volta. Sapevamo già, infatti, che la versione HD avrebbe portato tutti i miglioramenti del caso, quindi una risoluzione aumentata insieme a un frame rate più stabile a 60 fps, in più l'ottimizzazione dei motion control tramite i Joy-Con, nonché la possibilità di utilizzare un sistema di controllo classico, un punto a favore notevole rispetto alla prima edizione. Ma in cosa consistono i miglioramenti alla quality of life fino ad ora solo accennati? Per iniziare abbiamo degli aiuti aggiuntivi e opzionali da parte di Fi,
che, se interpellata, potrà dare degli indizi al giocatore su come proseguire. È stata poi aggiunta una funzione di autosalvataggio e varie funzioni di skip. Ora le cutscene potranno essere saltate tenendo premuto il tasto meno, così come i tutorial iniziali, resi molto meno invasivi a detta di Nintendo. Buona anche la possibilità di velocizzare lo scorrimento dei dialoghi, così come sono state ottimizzate le informazioni sugli oggetti. Ora non saremo costretti a leggere un info box ogni volta che raccoglieremo un collezionabile, ma il gioco lo proporrà solo la prima volta, riducendo di parecchio lo stress durante l'esplorazione. Questi sono miglioramenti eccellenti, ma un po' viene da dire. Tutto qui? A mio avviso il prezzo pieno non viene totalmente giustificato da queste aggiunte, che per quanto siano benvenute, sono anche il minimo indispensabile e mi aspettavo la loro presenza a prescindere, anche se il gioco fosse costato 30 euro. Voi poracci cosa ne pensate? Avreste preferito qualche modifica in più? Il 16 luglio comprerete Skyward Sword? Passiamo sul fronte Sony, perché dopo settimane di rumor è stata ufficializzata l'uscita della Director's Cut di Ghost of Tsushima, l'ultima grande esclusiva PlayStation 4 uscita lo scorso anno. Questa versione proporrà un'espansione corposa della campagna principale e anche una patch next gen per ottimizzare le prestazioni su PlayStation 5. Il problema è che Sony si è mossa in modo un po' maldestro per quanto riguarda i prezzi delle varie versioni. Allora, intanto facciamo chiarezza. La Director's Cut uscirà sia su PS4 che su PS5 il 20 agosto, in Italia al prezzo di 70,99 euro e 80,99 euro. Come vi accennavo, questa nuova versione aggiunge tantissimo contenuto. Abbiamo l'espansione single player dal titolo L'Isola di Iki, inclusa su entrambe le console, che aggiunge una nuova porzione di trama, nuovi personaggi, nuove zone esplorabili, nuove armi e anche armature. Esclusivi per PlayStation 5 sono invece i vari miglioramenti grafici e anche l'utilizzo di feature come il feedback aptico, caricamenti fulminei e l'audio in 3D. Il problema è che Sony, per giustificare la differenza di prezzo tra le due versioni, ha gestito in modo particolare la comunicazione sia sui pre-order che sull'upgrade per chi dispone del gioco in versione liscia. Per scoprire i prezzi, infatti, dobbiamo andare a controllare sul blog americano, visto che in Italia sono stati omessi. Sostanzialmente, chi ha già la versione base del gioco su PS4 potrà pagare $20 per passare alla Director's Cut su PlayStation 4 e aggiungerne altri 10 per fare l'upgrade alla Director's su PS5 e sbloccare così le funzioni aggiuntive. Si può anche fare un pagamento unico e con $30 saltare dalla versione PS4 base alla versione Director's Cut su PS5. $20 per un DLC, a mio avviso, ci possono stare, anche se prima bisognerebbe provarlo con mano per valutare se effettivamente valga il sovrapprezzo, ma a suonare strano sono i $10 aggiuntivi per sbloccare l'upgrade next gen e non giocare in retrocompatibilità. Per esempio, è una scelta diversa rispetto a quanto fatto con Final Fantasy VII Intergrade. L'upgrade a PlayStation 5 e alle sue feature specifiche era gratuito per chi già possedeva la versione base su PS4, mentre l'aggiunta del DLC di Yuffie andava pagata a parte. Quella di sovrapprezzare l'upgrade generazionale diventerà una pratica standard? Sarà estesa anche ai third party, oltre che alle produzioni interne Sony? Voi poracci cosa ne pensate? E chiudiamo poracci tornando a parlare dell'incontro tra Shuntaro Furukawa e gli investitori di Nintendo, perché piano piano sta uscendo la traduzione completa del botta e risposta. A quanto pare il presidente di Nintendo è stato interrogato anche sulle iniziative volte a rispolverare il passato dell'azienda. In particolare la decima domanda, qui tradotta da Cheesemeister, recitava più o meno così. Per quanto riguarda la strategia di aumentare l'utenza esposta alle IP Nintendo, la serie dei Classic Mini è stata in grado di raggiungere i genitori non abituati a giocare ai videogiochi? Ci saranno altri sviluppi nella serie Mini o saranno online? Una domanda precisa a cui il presidente ha risposto ovviamente in modo vaghissimo. Vogliamo sempre che i nostri prodotti siano giocati da tutte le generazioni, dai bambini agli adulti. In verità, pensiamo che con il passare degli anni nell'industria videoludica, le generazioni che hanno scelto console Nintendo sono aumentate drasticamente. Per quanto riguarda i contenuti nei Nintendo Classic Mini, NES e Super NES e nei nostri servizi online, continueremo a ragionare su come renderli appetibili alle nuove generazioni.
Ah, l'arte di parlare tanto senza dire nulla. In Nintendo ci sanno sicuramente fare con questa disciplina. Comunque, tolta la vaghezza della risposta, mi sembra chiaro che Nintendo stia pensando a qualcosa. Da una parte, dopo qualche anno di silenzio, potrebbe esserci il ritorno della serie Classic Mini, magari con un bel Nintendo 64 o con un Game Boy All-in-One. Miniaturizzare tutta la linea evolutiva Game Boy potrebbe essere un bel colpaccio, sempre che non facciano una console per formiche, un po' come ha fatto Sega con il Game Gear. Sono molto più dubbioso invece per quanto riguarda il servizio online. Siamo arrivati ad un punto che con circa 100 giochi dati gratuitamente agli abbonati, 20 euro annuali iniziano ad essere quasi a vantaggio degli utenti. Non penso che Nintendo sia così volenterosa di aggiungere altri cataloghi, come il Nintendo 64, senza rivedere la sua politica dei prezzi. O, ancora meglio, il rinnovo di settembre potrebbe essere il momento perfetto per svecchiare il Nintendo Switch Online e affiancare magari una corposa Virtual Console. Ma forse sono troppo ottimista. Voi poracci cosa ne pensate? Nintendo come si muoverà nei confronti dei suoi titoli storici nel breve termine? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati in fondo al video e in anticipo ringrazio anche chi deciderà di darmi fiducia su Porion. Per me è un gesto incredibile. Grazie mille. Detto questo, non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il PowerWord Michele Scima. Ciao! What?